Lui è un essere perfettissimo, con antenne sensorie capaci di captare ostilità e pericoli in qualsiasi ambiente lo circondi. Lui è in grado di registrare vibrazioni e frequenze che l'orecchio umano non può percepire. Il suo corpo è ricoperto di pelo color grigio, non metallizzato, con una coda sottile dotata di piccole squame e quasi completamente spelato. Che schifo. Quando si dice che l'uomo sarà distrutto dall'esaurimento delle risorse terrestri, si commette un errore stupido e irreparabile. È lui il nemico, perché lui è come l'uomo, intelligente, onnivoro, e con un'adattabilità forse superiore alla nostra. È contro di lui che avverrà lo scontro finale. I bookmakers lo danno vincente. Io no. Ah, sono orgoglioso, eh? Mostro! Il mio orgoglio non è amore per me stesso. Se mi amassi non mi prenderei a calci come faccio. Il mio orgoglio è per come si dovrebbe essere. Il mio orgoglio è lo schifo di tutto e di tutti, di te, ma anche di me. Un po' meno. Gli parlavo, ma in realtà lui non era presente. Capita a volte di costruirsi un dialogo che poi ci servirà. Perché mi guardi come fossi impazzito? Bravo, che sensibilità! Lo vedrebbe anche un gatto che ho l'anima attorcigliata come una matassa. Sembrava che l'avessi chiamato, perché dopo un po' arriva mio figlio col gatto. Me lo lascia lì e mi saluta sempre più perplesso. Appena solo con Tobia la matassa dell'anima mi si scioglie. Tra poco inizierà il combattimento e questa volta io sono spettatore, anzi, regista. Tenendo assolutamente conto dello scopo prefisso, ma senza trascurare il lato spettacolare, con un cartone trovaticcio e un lungo cordino costruì una specie di sipario sollevabile a distanza. Ho meno mezzi di ronconi, ma me la cavo sempre. Tobia era un gattone selvatico sempre affamato. Avevo anche suggerito a mio figlio di tenerlo a digiuno per 2 giorni. Non sono di certo uno che trascuri particolari. Piazzai il felino dietro al sipario. Un forte odore di pesce, appositamente strofinato su una mattonella, lo tenne inchiodato sul posto. Ecco, è tutto pronto. Non resta che aspettare lui. A quest'ora scende sempre. Lascio libero il campo e mi apposto in posizione favorevole per assistere alla battaglia col cordino in mano e il cuore in gola. Che succede? Ritarda. Di solito è puntuale. No, eccolo. Scende. Scende dai tubi. Ahi, si ferma. Annusa. Maledizione alle antenne. No, prosegue. Eccolo. È a terra. A circa 80 centimetri dalla belva. Solo il cartone li divide. Sul sipario! Il gatto sgrana gli occhi, si gonfia, alza il pelo, un matassone di pelo rosso immacolato. È un leone. Lui non scappa per ora, abbassa il pelo grigio. Sembra metallizzato. Non l'avevo mai visto in questa versione. Per una frazione di secondo i due restano immobili. La vittima impietrita guarda negli occhi il suo carnefice ed emette solo uno stranissimo, flebile suono. E il gatto, via! Scappa come una lepre, si arrampica sulle pareti, fa 2 volte il giro della stanza, velocissimo, se la fa addosso anche, semina escrementi dappertutto, sì, nell'aria, una pioggia, ecco, si lancia verso la finestra, bravo Tobia, è fuori, è salvo, corre, corre ancora come un pazzo, sì, quell'imbecille, quel matassone di merda. Dopo ogni battaglia, come sempre accade, c'è uno strano silenzio quasi sacrale.
L'esito dello scontro, coi resti sparsi qua e là sul terreno, appare già con l'alone del ricordo agli occhi eroici e pietosi del vincitore. Lui non si è mosso di un centimetro. Ora alza la testa verso di me, mi guarda come se pensasse: mi dispiace, era inevitabile.